E ciao a tutti, zunzumini miei, io sono la vostra Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video zoom. Eh sì, ebbene sì, quando vedete che esce soltanto un video più o meno a quest'ora, direttamente è perché la torcia lo sta ancora aspettando. Ma se entro domani mattina non mi chiama, vado io a vedere direttamente, tanto di fronte a casa mia, vado a vedere se il tecnico me l'ha già praticamente aggiustata, ecco, altrimenti mi dirà tra 2 giorni, non lo so. Comunque, fatto sta. Sento tic 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 dell'orologio che ho al muro. Cioè, è un orologio piccolino che sta, vabbè, poggiato su una mensola. Voi lo sentite? Tic tic tic. Non so se si sente. Io lo sento, vabbè. Maledetta tic tic. Bene. Allora, zunzumini miei, cosa faremo in questo video? Come avete ben visto dalla copertina, andiamo a recensire oggi queste altre due barrette proteiche, però della marca Gusto Pro Falco. Alla Falco. Amore mio, te lo dedico. Guarda, no, ora ci ho fatto caso, non sto scherzando. Gusto Cookie e Gusto Cocco. Li andiamo a vedere insieme. Sono proteiche e c'è scritto cioccolato fondente e cookies, 30% di proteine, stessa cosa anche qui, 40 grammi, stessa cosa anche qui, barrette proteiche 100% italiane. Questo è cioccolato fondente e cookies, questo qui è cioccolato al latte e cocco, senza zuccheri aggiunti entrambe, senza conservanti entrambe. Perfetto, sono 100% italiane, però prima iscrivetevi al mio canale. Gilda Fashion su YouTube, iscrivetevi, condividete, spolliciate. Prima arriverò a 2000 iscritti, prima porterò sul canale un video ancora più speciale. Su TikTok vi trovate come Gilda Fashion 94. Se volete farmi una piccola donazione, vi lascio in info box o in descrizione su YouTube, sotto il mio canale, cioè sotto sì, i miei video. Trovate sempre, dicevo, le informazioni per potermi fare una piccola donazione per supportare il canale. Seguite anche il canale del mio fidanzato Crudo Cotto e Mangiato con Romolo su YouTube e seguitelo anche su TikTok Crudo Cotto e Mangiato 72. A proposito di questo, un bacio speciale al mio amore. Ecco, bene, amore, ho cercato di trovare. Io ho trovato soltanto le barrette al cookie e al cocco. Ho cercato di trovare anche la barretta al limone. Limone, limone, limone. No, non l'ho trovata. Bene, allora, ci pensi? Cioè, ci pensate? Beh, mi riferisco un po' a tutti. Ci pensate? Trovavo la barretta proteica agli alici. Gli Alice, gli Alice, gli Alice! Non esiste la barretta di Alice, va bene. Però prima voglio salutare. Allora, voglio salutare. Mamma mia, quante persone! Martina Serrone, Todo for you, Teresa Magellano, Mauro Monopoli, Giuseppe Buongiorno, Silvia Militello, Claudia, Salvatore Capriglia, Vincenzo De Welto, Jovin e Constantin. Allora, innanzitutto vi mando baci baci fashion. E poi voglio spiegarvi perché qualcuno me lo ha chiesto, però non è una domanda, cioè non mi ha detto niente di male, quindi non vedo perché non posso dirlo, anche perché per me è pure una cosa carina da dire. Qualcuno mi ha chiesto, senza fare nomi, mi ha chiesto perché Romolo del canale Crudo Cotto e Mangiato, appunto con Romolo, ti chiama Cucù. Non perché sono un cucù, cioè dell'orologio, semplicemente per lui dice che per lui la parola cucù per lui significa amore. Io avrei un'altra versione. Mi piace pensare così. Siccome il cucù, diciamo, fa parte di un orologio, una volta io dissi spontaneamente, proprio in maniera spontanea, gli dissi a lui, e lo dissi anche in un video, che la vita è come un orologio. Tu, amore mio, sei l'ingranaggio più importante ed è per questo che il tempo senza di te non passa mai. Visto che io sono il tuo cucù, amore mio, potrebbe anche essere, non solo perché per te cucù significa amore, ma possiamo dire i nostri zunzumini e la family, che segue solo me, solo te o entrambi, non lo so, possiamo dire che cucù, io sono il tuo cucù perché più o meno è la stessa cosa, no? Io sono praticamente quell'ingranaggio, magari faccio, sono un pezzo importante, ecco, del tuo tempo, quindi sì, perché no? E il cucù fa parte di un orologio, quindi perché no? Perché il tempo che stiamo insieme è prezioso, che dire. Comunque, il motivo per cui dice che mi chiama cucù è perché per lui la parola cucù significa amore, angelo, non lo so. È un nomignolo così, ecco. Non lo so, mi ha detto che per lui significa amore, cucù. Andiamo avanti.
Allora, assaggiamo prima quella al cucchio, prima quella al cocco, prima quella al cucchio, perché il cocco non vorrei che andasse troppo a coprire e poi non riesco ad essere obiettiva. Iniziamo da quella al cookie. Oddio. No, vi faccio capire perché non posso farvele vedere però. Sì, perché vi ripeto che io oltre a YouTube sto in questo momento lavoricchiando per una signora che... Ciao Titti! Sto lavorando per una signora appunto, diciamo, per delle cose di artigianato e le ho messe tutte in una vaschettina, ecco. Quindi se sentite un rumore ogni tanto, tipo questo, è perché le ho messe in una vaschettina, sono delle, diciamo, tavolette da realizzare per fare delle calamite, insomma, ecco. Va bene, ma andiamo avanti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bella barretta proteica, vieni a me. Vediamo, ci riesco. No, è impossibile, è troppo doppia. È impossibile. Vediamo com'è. Allora, il profumo dà di un cioccolato spettacolare. Cioè, il profumo, già quando la si apre, il profumo è spettacolare. Cioè, il profumo, questa qui della Gusto Pro Falco al cookie, quindi Gusto cioccolato fondente cookies, il profumo del cioccolato è qualcosa di fenomenale. Io darei solo per il profumo, già darei un 8 e mezzo 9. Ma adesso vediamo la consistenza e il gusto. Non so se avete presente quel cioccolato che è quasi soffiato, cioè non soffiato, non è quel cioccolato che è molto compatto, ma che all'interno sembra tipo ne vedi mezzo tra fracarbone e cioccolato che si sgretola. Vedete all'interno? Vedete? In realtà questa consistenza quando mi è capitata sotto mano per altri prodotti. Il gusto, beh, considerate che è una barretta proteica. Considerate, no, ma non è a te. Così, no, è una cosa così. Allora, no, non è che sono matta, è che... Sì, vabbè, comunque sia, poi te lo spiego. Praticamente, a livello di profumo, do 8 e mezzo 9. A livello di consistenza, posso anche dare un 8. Gusto, darei un 7 e mezzo. Facciamo una media. 8, va. 8 questa barretta qui. Gusto, cioccolato fondente cookies. Della Gusto Pro Falco. Darei un bel 8. Sì, mi piace. Soltanto che i cookies non è che si sente proprio il cookie, non immaginate il biscotto del cookie del bar di bacio di latte per intenderci, cioè del bar. Diciamo che è leggermente ha dei pezzettini croccanti all'interno, ecco. È gustosa ma in maniera molto delicata. La consistenza del cioccolato è abbastanza buona, un 8 per quello. Ma io penso che sarà ancora più gustosa questa qui al cocco. 1, 2, 3, 1, 2, 3, cocco vieni a me. Cocco bello! Cocco fresco, cocco bello, cocco fresco, a cold Pritz. Beh, come si apre qua? Ecco, e apriti, mamma mia, e che è sta barretta? Questa non si vuole aprire, è il cocco difficile. Ah, ecco, aspetta. La farò. Devo prendere le forbici. Ecco. Prendiamo le forbici. Ecco qua. Ma la consistenza è sempre quella. Ah, non è come quelle delle altre marche che cambiava. Allora, quella al cocco è così. Si è spezzata. Vabbè. È così. Vabbè, avete capito? Il profumo. Mamma mia. Vabbè, il cocco si sa che... Mo', buonissimo. Penso che i gusti tipo cocco, limone, sono quelli più forti. Allora, il profumo, se a quella di prima ho dato un 8 e mezzo 9, io qui darei
direttamente un 9. Vediamo la consistenza, considerando che sono barrette proteiche. Ancora più friabile dell'altro. Buonissima sta cosa. Per cui la consistenza pure darei un bel 8,5. Ma il gusto, vediamo. Buona. Io l'avverto un po' più dolce dell'altra. In teoria, sembra che l'interno sia fatta della stessa cosa, perché sembra che anche in questa ci siano dei pezzetti di croccante di cookie. Cioè, non sento, a livello di gusto, però sì, dopo un po' si sente il cocco, ma è sempre in maniera molto delicata. Però sembra che sia sempre la stessa cosa di prima, che l'interno abbia quei pezzettini che sono gli stessi che stava anche nell'altra. Però a livello di gusto, dopo un po' il cocco viene fuori, sempre in maniera molto delicata. Però, a fin dei conti, un voto medio che posso dare a questa, diciamo che se a questa qui al cookie ho dato come voto medio 8, in sostanza quella al cocco darei un 8,5, mezzo voto in più. Cioè, se Gilda Fashion vi deve consigliare una barretta fra le due, vi consiglia più quella al cocco che quella al cookie, se vi piace il cocco, se non siete allergici. Preferisco quella al cocco che quella al cookie. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ricordatevi che sono barrette proteiche, stiamo parlando comunque di barrette proteiche, 100% italiano, con 30% di proteine, sono della Gusto Pro Falco, alla Falco. Beh, effettivamente per questa barretta forse ho sbagliato maglietta, avrei dovuto mettere questa qua. Anche se mio amore mi ha detto che in realtà non è un falco, ma in realtà è un'aquila. Vabbè, quindi ho fatto bene a non mettere tutto sommato. Va bene, se questo video vi è piaciuto, spolliciotto! Spolliciotte! Mettete un like per l'inglese, un mi piace per l'italiano e in cinese com'è? Cinci cinci tanti! No, non esiste. Bene, allora, se questo video vi è piaciuto, vi ha saputo dare qualche delucidazione in più riguardo e se vi ha saputo intrattenere, iscrivetevi al mio canale Gilda Fashion su YouTube, iscrivetevi, spolliciate e condividete i miei video. Bene, e mi raccomando, prima arriverò a 2000 iscritti, prima porto sul canale un video ancora più speciale. Seguitemi anche su TikTok, GildaFashion94, seguite anche il mio fidanzato Romolo del canale appunto Crudo Cotto e Mangiato con Romolo su YouTube e seguitelo anche su TikTok Crudo Cotto e Mangiato 72 se volete garantirvi due risate extra. Detto questo, sappiate che chi ci ama ci segua, questo è un canale per chi non si prende troppo sul serio e ricordatevi che io non sono matta, sono folle e ovviamente si ironizza, non è che sono veramente matta, folle, cioè. Comunque. Detto questo, che dirvi? Noi non facciamo male a nessuno. Io voglio soltanto concludere il video, diciamo, voglio de dedicare questo ultimo minuto solo a quelle persone che non capisco perché si sentono tirate in causa. Cioè, io quello che mi chiedo è, va bene, io ascolto i consigli buoni, i consigli brutti, cioè quelli brutti non li ascolto, però dico per essere obiettiva, una persona matura ascolta i consigli un po' da tutti, poi decide quali tenere e quali non tenere. Io riconosco che diciamo ognuno di noi ha fatto degli errori in passato. Io riconosco che magari in alcune cose siamo diversi, come in altre cose siamo magari simili. Io non penso di essere una cattiva ragazza, neanche di essere una ragazza non intelligente. Semplicemente a volte il cuore, io ho sempre ragionato più con il cuore, cioè ragiono anche con la testa, però se alla fine io so già, cioè già il fatto che la mia testa si rende conto che ragiono più col cuore, già vuol dire che ci penso, non è che sono scema. Però se sono innamorata, io sono innamorata perché lui, comunque in lui ho trovato delle belle qualità. Voi non le vedete, io non ci posso fare niente, cioè sarà quello che pensate voi, quello che volete voi, però io una cosa vi dico, non esagerate con le parole. A parte che lui quando ha detto le cose non ha detto neanche una parolaccia quando le ha dette. Invece se ci sono persone che hanno bisogno di tirare in ballo dei termini e di dire parolacce, già. Seconda cosa, lui non aveva manco fatto nomi. Quindi se una persona ha la coda di paglia sono due sbagli. Terza cosa, abbiamo capito, ma è inutile che continuate a fare i video, perché alla fine se voi continuate a fare video, cioè, chi vi sta pensando, cioè perché dovete tirarvi da soli in causa? Abbiamo capito, grazie dei consigli che ci avete dato. Se ci volete seguire ci seguite, se non ci volete seguire non ci seguite. Io penso che finché una persona non fa del male agli altri, cioè
Cioè, la vostra libertà finisce dove inizia la nostra. Quello che io voglio dire, ok, una volta che avete detto questo, questo e questo, lui ha fatto questo, questo e questo, aveva fatto 20 anni fa, 30 anni fa, adesso il mio fidanzato ha 49 anni, sono passati 30 anni, cioè, voglio dire, sono passati 30 anni e uno può aver fatto quello che vuole fare, io sto con lui da quasi 4 mesi. A me interessa com'è da quando sta con me, non da prima che stava con me. A me non me ne frega niente di quello che ha fatto in passato. A me interessa di quello che fa da quando ora sta con me. Ora, voi potete sfottere e dire, se non ci volete vedere, non ci vedete, io mica sto dicendo niente di male a voi. Tutti abbiamo dei pregi e dei difetti, ma io, la differenza fra me e voi è che io non sto a perdere il mio tempo a criticare a voi, siete voi che state perdendo tempo a criticare a noi. È quello che non capisco, che voi dite, ma chi è che vi deve vedere a voi? Prima cosa non vi riguarda, seconda cosa, voi intanto ci vedete, cioè, la cosa che mi fa ridere, ma chi è che vede i vostri video? Voi siete i primi, se no come fate a criticarci, perché li vedete. Come ci sono persone come voi che le vedono, ci saranno anche altri come a voi che li vedono. Poi, a me non mi interessa niente, cioè che non mi importa quello che pensate, perché alla fine io vado avanti, con o senza di voi, punto. Questo è quello che voglio dire io. Se è vero che secondo voi io sono una ragazza stupida, prima cosa, voi non mi conoscete, non conoscete niente di me. Non potete dire che sono stupida, che non è che si giudica una persona dall'apparenza, cioè alla fine. Io sono una bella e una brava persona. Punto. Poi sarò fatta a modo mio, sarò particolare, quello che pensate, però non potete permettervi di dire cose pesanti, come qualcuno che ha esagerato dicendo che io mi facevo delle cose. Ma state scherzando? Cioè, ma come vi permettete? Cioè, moderate anche le parole. Mi riferisco anche ad altre persone, non solo a chi ha detto ultimamente le cose. Voglio dire, semplicemente, se voi non ci volete seguire più, o comunque non ci trovate persone degne di essere viste, perché ci vedete? Andate avanti, punto. Semplicemente, nessuno dice niente. È normale che se una persona si sente tirata, cioè, alla fine chi è che ha cominciato? Cioè, voglio dire, cioè, alla fine noi andiamo avanti, non ci tirate più in causa. Tutto qui. Poi, se non ci volete vedere, a noi che ci posso fare? Detto questo, io invece alla fine dico che vi voglio tanto bene. E grazie a voi se sono arrivata a 1754 iscritti. Mi va bene così, perché chi va piano va sano e va lontano. Mi va bene così. Non pretendo assolutamente niente. È un modo anche per sfogarmi. Mi piace. E niente. Un abbraccio immenso. Un bacione dalla vostra Gilda Fashion. Ricordatevi, adoro top. E fra quelle due barrette, quella che si merita il mio adoro top è quella al cocco. Adoro top. Un altro bacio speciale per te, amore mio. Romolo, ti amo, sei l'uomo della mia vita. E comunque, giusto per specificare, io quando ho detto, ho sottolineato perché lui per me è un uomo e tutte le altre qualità, forse voi le avete intese in un altro modo. E poi cosa significa? Lui è più grande di te e tu devi insegnare a lui. Io penso che non c'entra l'età. Ogni persona ha sempre da insegnare qualcosa a qualcun altro. A volte sappiate che ci sono persone più giovani che magari hanno avuto più esperienze di quelle più grandi, o semplicemente ci si completa. Io sto insegnando magari a lui a parlare meglio, lui mi sta insegnando, per esempio, visto che ha avuto esperienze, diciamo, in altre cose, da cosa difendermi, dai mali che ci sono. Cioè, magari lui è intelligente in quel senso, perché mi sa anche saper dire. Saper riconoscere un male, visto che una persona l'ho vissuto, mi sento protetta. Magari se c'è una persona che un domani mi vuole aggredire, voglio dire, lui si sa difendere, cioè comunque se vuole, cioè l'esce, gli esce gli attributi e le cosiddette, ok? Quindi quello che voglio dire, io mi sento protetta comunque da lui, mi sento, cioè io lo aiuto in una cosa e lui mi aiuta in un'altra, ci si compensa. Che cosa vuol dire? Cioè uno è più grande, ma tu insegni a lui, e che vuol dire? Ci sono molte persone più giovani che hanno ancora, diciamo, da insegnare a quelle più grandi, anche il contrario a volte può essere. Come per esempio sono sempre i giovani che devono insegnare agli adulti, agli anziani, ad utilizzare un telefonino. Che vuol dire? Soltanto perché la persona è più grande, allora vuol dire che deve sapere più cose. Magari i giovani che sono nati nell'era della tecnologia devono insegnare a quello più all'anziano a usare un computer. Cioè, non è come dite voi, cioè ci si compensa, non c'entra l'età. Tutto qui. Io penso che se lui non avesse evitato di fare certe cose, di farsi vedere in un certo modo in passato, magari le cose, se avesse fatto altre scelte, le cose sarebbero andate diverse. Però, alla fine dei conti, non è mai troppo tardi. Lui ha incontrato me. Io, che sono una brava persona, posso aiutarlo. Lui già lo sto aiutando tanto. Lui ha incontrato me, io ho incontrato lui. Stiamo bene.
come si dice? Vedrete. Il tempo è, come si dice, maestro. Ecco. Bene. Un altro abbraccio immenso e un bacione della vostra Gilda Fashion. Ovviamente gli altri saluti ve li farò nel video di domani. Adoro, top. Maledetto telecomandino.